Benvenute e benvenuti alla questa conversazione di torno su il nuovo film di Saverio Costanzo, Finalmente l'alba, esce come già sapete, però lo dico per qualcuno magari si è distratto, il 14 di febbraio, distribuito a 01, le copie saranno 300, quindi un'uscita importante. Vi presento le persone che sono sul palco, naturalmente comincio da chi ha prodotto, realizzato questo film, quindi Wild Side, c'è Mario Giannani con noi, naturalmente benvenuto, Rai Cinema, e quindi abbiamo con noi Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, e vi presento anche il cast, quasi c'è quasi tutto il cast questa mattina con noi, quindi benvenuta Lily James, a Rebecca Antonacci, naturalmente, a Barbara Rombata e a Sofia Panizzi. E poi ovviamente benvenuti anche a Joe Perry, a Michele Ferrari e ovviamente a Saverio Costanzo che è il pioniere di questo viaggio. In prima fila, e le saluto, veramente li saluto con molto piacere, Lucia Milazzotto di Cinecittà, naturalmente, e anche Lorenzo Cangarossa, che insieme a un altro qualcuno. L'ho detto Michele Bravi? Sì, no, sono, me li scrivo apposta proprio per evitare Michele, l'ho citato. E, comincio come al solito io con una domanda abbastanza così, tanto per aprire la conversazione, poi veramente vorrei dedicare tutto il tempo possibile alle vostre domande, naturalmente. E Saverio, se ne parlava già il film, lo ricordo, era uno dei film in concorso a Venezia pochissimi mesi fa, e se ne parlava già a Venezia, appunto, in un incontro un po' più ristretto, di come il tuo film sia un film molto articolato. Adesso non voglio rubare spazio a chi poi lo deve recensire di nuovo, l'ha già recensito, per cui c'è il cinema, c'è l'Italia in anni molto particolari, c'è la cronaca, anche se è una cronaca parallela, reinventata. Ci aiuti un po' a capire come ti sei mosso su questi, io ne ho citati solo alcuni, su questi piani del racconto, e soprattutto che cosa ti ha spinto, no? Ho voglia di fare questo film. Sì, ecco. Allora, la suggestione iniziale, diciamo, è felliniana, perché la ragazza è sulla spiaggia dell'ultima scena della Dolce Vita, che prova a parlare con Marcello, ma che Marcello non sente. Per Fellini, dicono le cronache, dicono le sue interviste, era Vilma Montesi, che proprio perché era già morta, Marcello non poteva ascoltarla, non poteva sentirla. E spesso lavorare sull'epoca, l'ho imparato con l'amica geniale, ci aiuta moltissimo a capire dove siamo arrivati, chi eravamo e cosa siamo oggi. E in un certo senso, partendo dallo spunto di questo fatto di cronaca, che per Fellini era proprio la fine dell'innocenza di un paese, che nel momento in cui sono arrivati i tabloid a speculare sul mistero ancora irrisolto della morte di Vilma Montesi, poiché c'erano persone del mondo della politica e dello spettacolo coinvolte, la gente diventò ossessionata dal gossip che circolava intorno a questi possibili carnefici, dimenticandosi completamente la vittima. Ed è una modalità che poi noi oggi abbiamo assunto, addirittura stato assoluto, nel senso che non sentiamo praticamente più niente. E allora, partendo da quello, ho immaginato un film che fosse un dialogo tra una diva degli anni 50, Josephine Esperanto, che per avere il potere di essere libera e di fare ciò che desiderava, era, ai noi, costretta a compiacere l'aspettativa del maschio nei suoi confronti, e perciò essere sempre seduttiva, sempre all'altezza dell'aspettativa dello sguardo del maschio su di lei. Io immaginavo che questa diva potesse parlare con una ragazza di oggi, perché per me alla fine nel film il presente
vince sul passato, cioè da un certo punto in poi del film Rebecca è una ragazza di oggi, dalla festa in poi in un certo senso, invitandola, facendo, diciamo, invitandola ad essere ostinatamente se stessa, senza dovere per forza compiacere lo sguardo di, e del maschio in questo caso, e perciò del potere che decideva per lei. Questo che è appunto lo fa attraverso il cinema, perché certe volte io mi chiedo quanto quello che abbiamo visto è tutto immaginato da Rebecca o meno, perché il potere immaginifico del cinema, e perciò, come dire, questo costringersi tutte le volte a guardare le cose con stupore, secondo me è un modo intelligente per leggere anche il nostro presente, per continuare ad allenare il muscolo dell'immaginazione, cercando di non, come dire, rimanere cinici come il tempo ci chiede di essere. Ecco, ti ho risposto. Sì, però ecco, non è complesso, io credo che Banane, se sente la parola complesso, se ne va. No, io sono l'impressione che lo spettatore in questo momento non abbia voglia di storie banali o piatte, questa è una mia sensazione. Poi se guardiamo anche l'esito di alcuni dei film di questi ultimi mesi, mi pare che lo spettatore abbia voglia di essere sollecitato. La complessità non significa essere ostico o incapace di comunicare, credo. Anche perché poi il punto di vista è quello di un personaggio come Mimosa, che in realtà è talmente semplice che io, per esempio, da scrittore, anche stare con questo personaggio era una vacanza, perché era un modo per sforzarsi di guardare con semplicità alle cose anche complesse che ci capitano. Ecco. Un'altra cosa, e questo zitto per tutto il tempo, ve lo giuro. Sono anni molto complessi, in cui c'è un punto di vista maschile che forse non è del tutto evaporato, mi pare di capire, se non si guarda intorno. Però c'è anche un cinema italiano che ragiona con il resto del mondo, o tenta di ragionare con il resto del mondo, che è anche un periodo molto interessante proprio dal punto di vista di storia del cinema. Tu immagino, a parte la complessità produttiva, credo che per te sia stato poi anche molto divertente, no? Riprodurre un frammento di un genere così popolare, non solo in Italia, no? Perché poi recenti studi molto dettagliati hanno dimostrato poi che non solo l'horror o i gialli, ma anche il peplum poi aveva una vita al di fuori degli Stati Uniti. Però mi interessava se hai voglia di soffermarti un po' anche sul cinema di quegli anni che tu poi hai proposto. In realtà l'operazione che abbiamo fatto è quello di creare dei veri falsi storici, nel senso che il primo falso storico è che a Piazza di Spagna non c'è stato mai un combattimento tra tedeschi e americani, non esiste un film che si chiama Sacrificio, non esiste neanche un film che somiglia a Sacrificio. Dunque non dobbiamo andare a cercare le citazioni che non esistono in questo film, perché sono, ripeto, tutte immaginate. Però certamente lavorare su diversi tipi di... insomma, per me da regista era elettrizzante come esperienza quella di poter raccontare una storia attraverso altre storie anche. E infatti c'è una circolarità in tutto questo. Però, ecco, senza nostalgia. Io non penso che questo sia un film nostalgico rispetto a quell'epoca. E poi è un film un po', come dire, che non c'era la musica elettronica nei peplum dell'epoca, eppure, perché tutto nasce da una suggestione reale naturalmente, la musica, i tamburi, la musica tribale è l'inizio della musica elettronica, volendo, no? I battiti. E allora ci siamo divertiti a giocare con delle suggestioni di quel tipo di cinema lì, più che essere didascalici su quel tipo di cinema
anche di serie B, perché poi Veblum era visto, no, come un genere più commerciale che d'autore. Come... Grazie. Allora, chi di voi... Ecco, lassù vedo... Adesso arriva il microfono. Buongiorno, Giulia Bianconi del Tempo. Intanto volevo chiedere a Saverio Costanzo la scelta di accorciare il film, come nasce, nasce subito dopo Venezia, quando, poi se posso una seconda, a Lily James. Volevo chiederle chi è per lei Josephine, se è vero che rispecchia questa donna che in qualche modo deve rispettare queste aspettative che diceva Saverio Costanzo riguardo al maschio e oggi, e quanto è distante dalle dive di oggi. Grazie. Allora, ti rispondo prima io, così poi diamo spazio a Lilli. In realtà sì, io ho avuto una proiezione veneziana in cui, sai, la fortuna di poterlo vedere in una sala con tante persone, io dei tagli che in fondo dentro di me ce li avevo, ma non li volevo ammettere a me stesso, l'ho sentiti io stesso da spettatore, perciò l'idea di alleggerire il racconto e la narrazione ho pensato proprio nel momento in cui lo vedevo che poteva aiutare il pubblico e anche il film stesso, è come se la sua forma reale l'ha trovata dopo questa sua prima proiezione. E insomma sono felice anche che sia accaduto in questo modo. Io non, mi piace che sia in movimento fino alla fine un film, ecco, perché poi il film lo completano gli spettatori in realtà, no? Noi creiamo qualche cosa che rimane lì, poi è lo spettatore che riflette la propria luce dentro il film e lo completa del tutto, perciò penso che sia stata un'esperienza per me, anche quella veneziana, da spettatore molto, molto istruttiva. Hello. So to play Josephine Esperanto, of course, I watched a lot of movies with the great actresses of that time. I studied Joan Crawford a lot, but really, it felt truly modern and relevant to me as a human and as an actor. I felt like the version of yourself you put out, whether it be to succeed or to be loved or for that validation, at times is very, very different from who you feel you truly are and the quest for your authentic self. I think Josephine's mask, which Saverio talked about, she needed to put on and has great success and power, but feels inside lost, and meeting Mimosa reminds her of purity and truth, and I felt, yeah, for me, I was so drawn to that exploration, that dialogue between this woman and this young girl, and actually it's regardless of age, it felt like something I was very keen to explore. It felt personal and difficult. So, yeah, I hope that answers the question. Oh. That was so long, sorry. In effetti, poter interpretare Josephine Esperanto mi ha dato la possibilità di andare a studiare, mi sono andata a studiare tutte le dive dell'epoca, in particolare, per esempio, ho rivisto moltissimi film di Joan Crawford, e proprio perché quello che ho percepito è che questo personaggio fosse in realtà poi di fondo un personaggio comunque moderno e che mi dicesse molto, che fosse importante, e questo suo comportarsi in questa maniera, quindi presentare di sé una versione che fosse per poter raggiungere successo, per poter essere amata, questa ricerca, questo desiderio di ricevere dall'esterno, dagli altri, una conferma, andando a oscurare, a nascondere quello che era l'essere la vera se stessa, e questa invece sua ricerca per quello che era lei come essere
umana, come donna, come attrice. E come diceva appunto Saverio, anche questo discorso di indossare una maschera, che era necessaria per poter ottenere successo, per poter ottenere il potere, con dentro invece in contrasto con quello che lei aveva dentro, quindi questa sensazione, questa percezione di perdita, di essere quindi di essere sola, di essere perduta, e questo incontro con Mimosa che la fa, la mette di fronte e la confronta con la purezza, con la verità, e questo è il motivo per cui lei si sente attratta. Quindi è stato molto bello poter esplorare, diciamo, questo dialogo fra questa donna e questa giovane, questo poi a prescindere dall'età. Io ho avuto proprio la sensazione e il desiderio di esplorare questa donna che percepisco come moderna. Grazie. Grazie. Perché ci sono anche Bruna Camarano e Anna Ribotta che ci aiutano a rendere più fluida la conversazione. Chi altro vuole intervenire? Ah, c'è già lì, prego, scusami. Volevo chiedere a Saverio Costanzo quando è entrato Pavese nel film, se può dire fin dal primo giorno in cui si è messo a scrivere o più tardi, e poi qualcosa sul sottotesto religioso del film, che è un po' sospeso fra il mondo pagano, perché Roma è una città profondamente pagana, ma anche il mondo cristiano, perché Roma è una città profondamente cristiana, e c'è una simbologia molto precisa, penso per esempio al leone, alla Vanessa. Pavese è una storia strana, quella di Pavese, perché io ho cominciato a scrivere, diciamo, all'inizio era a Piazza di Spagna, e questo è casuale, nel senso che volevo che fosse vicino all'albergo delle star per poi ritornarci alla fine, e andando avanti a scrivere sapevo che stava per arrivare il momento in cui c'era questa poesia che Josephine lasciava a Mimosa, e ho provato a scriverla io, e vi risparmio l'orrore della mia poesia, o dei tentativi di poesia, c'era la bugiada, c'erano tutte cose che non, proprio che non, diciamo che... E allora ho cominciato a leggere i poeti dell'epoca, fino a quando sono arrivato dentro Verrà la morte tra i suoi occhi, c'era questa piccola poesia non molto conosciuta che si chiama Passeggiando per Piazza di Spagna. La dico, cazzo, è la mia. E la poesia raccontava la storia di una ragazza che, scendendo le scale, prendeva consapevolezza di sé. E allora certe volte ho capito perché ci facevano imparare le poesie a memoria a scuola, cosa che non avevo mai veramente capito, perché impararle a memoria significa riconoscerle quando le incontri. E per me è stato il rapporto con questa poesia di Pavese riconoscerla nel momento in cui l'ho, perché la stavo mettendo in scena senza saperlo, e sono molto felice che è entrato Pavese suo malgrado, chissà che ne pensa, perché è uno dei miei poeti preferiti, diciamo, e poi è proprio il poeta di quegli anni lì. Infatti questa è una poesia del 1950, dunque tu se tienne, come dicono. L'aspetto religioso credo che sia proprio insito in noi, ora non riesco a trovarlo, nel senso che il pagano che però un gesto mi colpisce, ora vado proprio al simbolo. In questi cinegiornali che abbiamo studiato, che poi erano quelli che parlavano di Primo Montesi, c'era proprio l'immagine di questa vecchina vestita a lutto che metteva la croce al posto, diciamo, dove poi era stato rimosso, ma dove era stato trovato il corpo della povera Montesi. E io non so se questo è religioso, però mi colpiva molto la gratuità del gesto, e chissà se oggi una cosa del genere, ma sì, perché poi le persone sono ancora buone, e poi vediamo che... Però di questa signora che aveva addirittura costruito questo manufatto per dare testimonianza del fatto che era accaduto in quel pezzo di spiaggia, ecco, non so se questo è religioso, ma forse sì.
e poi è religioso tutto quello che ha a che fare con la consapevolezza di sé, secondo me, perciò forse è anche religioso. Ecco. Severio, ma queste poesie sono nel cestino del computer o... No, ma ti risparmio, no, ma... No, ma non avete idea, era tutta una rugiada, era tutta un'alba mattutina, era una cosa proprio imbarazzante, che non farei leggere neanche ad Alba, ecco. Però gli orrori miei conosce, ne conosce abbastanza. Però esistono, non le hai distrutte, questo è interessante. Non le hai distrutte? No, non esistono. Quindi tra 50 anni un libro su di te potrei vedere, no. Spero che mi faranno continuare a scrivere film. No, non certo, ma non sostituirti come poeta. Ci sono altre domande da parte vostra? No, non vedo braccia. Quando volete poi fate un segnale, dicendo volentieri. Sì, prego. Ecco, lei adesso ti arriva. Un altro di Francesca Calvelli. È importante, sì. Certo. Si è chiesto di chi fosse il montaggio del film. Si è una giovane montatrice, non è un grande vero? No, abbiamo aiutato. No, hai fatto bene, Severio, magari sapere. Allora io invece volevo sentire sia Rebecca Antonacci, sia Barbacca, sia Sofia Panizzi, no? Immergersi in quell'universo. No? Severio l'ha descritto molto bene, no? Un universo in cui politica, cinema, punti di vista maschili e punti di vista femminili indeboliti, almeno così come ce ne hanno raccontati. Allora, avete voglia di dirci come avete lavorato, ovviamente sotto la guida di Saverio, proprio per entrare in quel mondo e interpretare i vostri ruoli? Allora, la cosa più difficile è stata togliere il giudizio dagli occhi di Mimosa, perché ovviamente noi siamo molto lontane, nel senso apparteniamo a due epoche molto diverse, e ovviamente negli anni 50 la famiglia era importante e ti diceva quello che dovevi fare, anche chi sposare, quindi quello che ne sarebbe stato della tua vita. E io vado molto contro questa tipologia di rapporto. Però allo stesso tempo Mimosa non era consapevole della sua situazione, quindi è stato difficile togliere il giudizio nei confronti dei genitori e della società. No, perfetto. Allora, invece tu ti trovi a interpretare un'icona assoluta. La cosa che mi sembrava più interessante nella scrittura del personaggio di Alida Valli, che ha fatto Saverio, era quello di mettere in scena un personaggio realmente esistito, una grandissima attrice, e renderle omaggio in modo molto profondo, nel senso che Alida è sì parte di questo circo di personaggi che Mimosa incontra, e sposa completamente questo mondo controverso, ambiguo, che minaccia questa ragazza, ma dall'altra parte è forse l'unica capace di intercettare l'autenticità di Mimosa e di avere l'umiltà di metterla in guardia rispetto alla possibilità di un pericolo. E quindi mi sembrava un modo molto intelligente di rendere omaggio a una grandissima del nostro cinema, al di là di appunto cercare similitudini, somiglianze, eccetera. Era proprio, secondo me, come mettere in scena una persona, ma in una maniera simbolica, quindi omaggiandola con il senso dell'azione che Alida Valli compirà nell'arco di questa storia. Grazie. Sofia, sorella maggiore. Io nel mio piccolo, insomma, interpreto la sorella di Mimosa e, come ha detto prima Rebecca, sono in qualche modo la controparte, l'altra faccia della medaglia. I genitori di Mimosa e di Iris desiderano che Mimosa abbia, come dire, un percorso segnato e molto lineare.
quello che ci si aspetta da lei, questo è invece Iris ha anche un sogno, se vogliamo, che però non riesce a portare avanti come Mimosa, perché lei sa veramente cosa voglia dire Iris, no, è ingenua. E quindi in qualche modo io penso che il mio riferimento personale per, come dire, calarmi e vivere quel momento è stato sicuramente uno dei riferimenti che ci ha dato Saverio, cioè bellissimo degli Visconti, e il fatto che entrambe le sorelle no vogliono affacciarsi al mondo del cinema, e per me tutto torna alla una delle ultime scene del film dove c'è quella ragazza che fa la montatrice e spiega cosa in effetti è il mondo del cinema ad Anna Magnani, e quindi spiegandole insomma il provino della figlia, poi vuole di dire tutto sul suo futuro e niente. E questo secondo me è quello che accade in un modo Iris, in un modo Mimosa. Grazie, prego. Ciao, Chiara Zanini, Ginger Generation. Volevo fare una domanda a Lili. Hi Lili, I simply just adore you and so grateful to meet you. Ho appena visto The Iron Claw, che l'ho amato alla follia, complimenti per il film, complimenti per questo ruolo. Volevo sapere come ti sei trovata in Italia e se sei cresciuta con il mito un po' dei film italiani dell'epoca e se c'è una figura a cui tu ti sei ispirata per costruire il tuo personaggio. Grazie. Well, thank you. I loved being in Rome. I want to move here. we were, of course, filming at Cinecittà, which in itself just evoked this time that was so powerful. I watched so much, so many different films. I loved watching Monica Vitti, as I said, Joan Crawford, Bette Davis. I grew up watching these films. My grandmother was an American actress. American, so honestly, I kind of, some of how she spoke in that transatlantic kind of tone was my inspiration too, so that felt very personal. But really, I just, it was, it felt so romantic. So, I mean, I feel like these great actresses were almost like animals. There was this sort of Saverio, and I loved working with Saverio on this character. There was so much of me and my battles and how I feel being an actor, but also then just this epic scale, channeling it through this kind of great diva. È stato bellissimo per me lavorare in questo film, essere qui a Roma, adoro Roma, vorrei veramente vivere qua. Tra l'altro abbiamo girato gran parte del film a Cinecittà, che già di per sé è un luogo, è un ambiente che è fantastico e meraviglioso e ti ricorda quelli che erano i fasti dell'epoca. Tra l'altro ho guardato moltissimi film di quel periodo, come ho detto anche prima, a parte ho visto molti film di Monica Vitti, poi vi ho detto Joan Crawford, Bette Davis, e peraltro mia nonna era un'attrice americana, quindi ho tratto ispirazione anche da lei. È un po' un qualcosa che mi parlava, mi diceva, lei aveva questo tono, questo modo di parlare, transatlantico. E poi quello che ho amato molto, mi è piaciuto moltissimo interpretare in questo personaggio, questa parte, se vogliamo, romantica, le attrici dell'epoca che percepisco e percepivo come quasi fossero degli animali che si muovono in questa maniera così sinuosa, sensuale, e come ha detto anche Saverio, ne abbiamo anche parlato, il modo di dover interpretare questo personaggio è stato un po' il riscontro di quelle che sono un po' le mie battaglie interiori come donna, come attrice, e queste scene epiche. Tutto è stato incanalato per poi dar vita e dare carne a questo personaggio. Giulia, e poi c'è un'altra domanda. Prego Giulia. A volte ritornano. Per Giochiri volevo chiedere, sei una grande star per me internazionale grazie alla serie Stranger Things,
Come è stato lavorare invece questo film? Come sei arrivato a questo personaggio, Sean? Come l'hai costruito? E c'è una scena del film in cui in macchina parli della difficoltà di recitare, cioè della mediocrità, ti dai del mediocre. Allora, volevo sapere se questo è un mestiere che mette così tanto in crisi in determinate situazioni. Grazie. Thank you for such a good question. I was lucky enough, Saverio kind of came my way with this one and was extremely excited to be included in such a great group of people and just happy to be involved and to shoot in Rome at Cinecittà. That was unbelievable. I think that was sort of the scene that was kind of my reference point in, because I feel like I've done that to myself. I think me and Lily were saying earlier, you know, after a day, I can't think of really when I haven't done that, actually. But Lockwood is a very hungry guy, and I think it was a fun opportunity to kind of point the finger inward at, you know, what it means to be an actor, and sometimes how when you go far down the road, you can become kind of, unbeknownst to yourself, aloof, and you kind of miss out on certain things. And so it was just really fun for me to kind of poke fun at actors and lean into the Lockwood of it all. He's a pretty funny guy. The funniest part about him is that he doesn't really know that he's funny. Grazie per questa bellissima domanda. Devo dire che la mia fortuna è stata quella di incontrare Saverio e di poter accogliere il suo invito a collaborare a questo film e quindi a lavorare insieme a uno straordinario gruppo di interpreti. Sono stato molto molto felice di far parte della squadra e l'esperienza di girare a Cinecittà è stata assolutamente incredibile. E rispetto alla domanda a cui tu ti riferisci, è sicuramente una domanda che io ho spesso fatto a me stesso e che mi ha permesso, nel momento in cui era il mio personaggio a farsela, di ricorderla ulteriormente. Lockwood è sicuramente un attore e un uomo molto arrabbiato e che nell'occasione riesce a quel punto non ad additare altri, ma a rivolgere l'attenzione nei confronti di se stesso e a farsi delle domande su che cosa significa effettivamente essere attore, perché spesso è un tipo di professione che può portare a perdere di vista quello che è l'obiettivo finale e ti perdi la possibilità di tante cose che accadono attorno a te e che invece possono essere di arricchimento. Quindi lui tende a essere appunto abbastanza autoreferenziale, ma non si rende conto, tutti gli altri se ne rendono conto tranne lui, di quanto è divertente in questo suo atteggiamento così ombelicale. Grazie, prego. Buongiorno, intanto complimenti per il film, la seconda volta già che lo vedo, quindi ho abbastanza adorato. E la mia domanda è per Gio. Sei passato da Stranger Things a Fargo, a questo film, dei ruoli molto diversi l'uno dall'altro, tutti molto riusciti, secondo la mia opinione. Cosa guida le tue scelte? Cosa cerchi nei progetti o nei personaggi e anche nei modelli di riferimento a cui ti rifai? Grazie. Definitely. I think the most important thing, and everyone will agree, is that the director has vision. And I think it was very clear right away from the first time we met on Zoom that you knew this character, you understood the character very deeply, and you made me see something in the character that I didn't see right away when I read it. And that was very exciting to me, because I think on the page, Lockwood can be read at almost, not as a villain, but just less, I almost saw him as a little, I guess, more of a villain, but you kind of, together we made this character that I think became a lot more three-dimensional as we went. And then for role models, different people for different things, you know, your parents or people that you work with or siblings and, you know, a lot of different people.
Sicuramente, e sono certo che questa mia opinione è condivisa dai colleghi che sono seduti qui insieme a me, la visione di un regista è fondamentale. E devo dire che quella di Saverio è emersa immediatamente fin dal primo incontro online su Zoom. Mi ha dimostrato di conoscere a fondo il personaggio, mi ha aiutato a capire e a cogliermi aspetti che a me sfuggivano, perché effettivamente Lockwood, leggendolo sulla carta, può sembrare quasi un cattivo, e invece lui mi ha aiutato e ha accettato in qualche modo che anch'io contribuissi a renderlo un personaggio tridimensionale. Per quanto riguarda i miei riferimenti, sicuramente variano da un progetto all'altro, possono essere i miei fratelli, possono essere i miei genitori, possono essere varie persone. Io volevo sentire, prima di sentire Mario Giannani e Paolo Del Brocco, anche Michele Bravi, su questa esperienza. Io faccio un po' un'intrusione nel mondo del cinema grazie insomma all'apertura che Saverio mi ha dato, no? Apro questa scena che poi è insomma il palcoscenico principale del film, che è la festa, e per me è un onore poter dare la mia voce alle parole di Morrissey, credo un pezzo edito negli anni 2000 che per insomma una finzione storica viene messo negli anni 50. Ed è un po' per me la dimostrazione di quanto questa storia, no, attraversa il tempo, perché parte dalla scrittura di Saverio, arriva alla scrittura di Pavese, passa per la scrittura di Morrissey e racconta tutta una storia che è ambientata negli anni 50. Quindi, insomma, per me è un onore essere la voce e il volto di questo pezzettino. Grazie Michele. C'era Fabio che aveva... Due domande, in realtà collegate sotterraneamente. La prima, infine, è pieno di, nel film ci sono molti giochi di specchi, uno è quello del casting, è la storia di due ragazze che vanno a fare un'audizione, ma voi avete fatto un lavoro di casting strepitoso, dicevi creare dei veri falsi storici, ma qui di falso storico non c'è nulla sul piano dell'ambientazione, il romano, le facce, i gesti, le voci, quel romanesco lì avete fatto un lavoro di grande filologia, non sapere come, e poi arriva la seconda domanda, quanto costa fare un lavoro così articolato, così spinto, perché sul film poi sono circolate anche forse delle leggende, quest'anno tutti i film a Venezia erano più costosi della media, questo è passato per essere il più costoso in assoluto, è un bene o un male, non sta a noi giudicare, però forse, come dire, rimettere le lancette a posto, forse sono circolate anche appunto un po' di leggende su questa cosa. Questo, grazie. Prima casting o prima leggende? Ah, con leggende, Mario. Stampa la leggenda. Girano leggende perché poi di colpo arrivano polemiche, no? I taxi, i fondi, non si capisce se nel dibattito pubblico cos'è il tax credit, cos'è il fondo perduto, cosa sono. Quindi secondo me sono delle cose molto specifiche, molto difficili da raccontare, che vengono strumentalizzate. Questo film semplicemente ha rispettato tutti i parametri per cui si fa cinema in questo paese. E io spero si continui a fare, perché l'unica cosa che non vorrei di queste polemiche, penso che Paolo condivida, è che sottilmente vogliamo dire, sapete che c'è, siccome non vogliamo che in questo paese si facciano delle opere ambiziose, queste opere fatte da altrove, credo sarebbe una perdita totale, perché la cosa che dici tu, il collegamento che dici tu è, le cose fatte bene, in un paese che ha delle regole civili, dove la gente lavora il giusto e l'orario, paga i contributi che ha, sono care, ma sono care queste, come sono care tutte delle opere che vediamo ambiziose, quindi non c'è nessuna leggenda, non c'è nessuno gonfiaggio, basta vedere i salari, sono quelli degli accordi sindacali, che sono salari ovviamente rispettabilissimi, ma sono quelli di un paese che ha delle regole, che ha un suo tenore di vita e dove le cose. Noi ci sforziamo moltissimo, io ringrazio Paolo, ringrazio la Fremantle, di dire facciamo sì che continuiamo a lavorare in questo paese, anche se potrebbe non convenirci, cioè se tu la domanda è ma rifare questo in un altro paese costerebbe meno, probabilmente sì, ma non sarebbe una perdita
totale per l'Italia, per le nostre maestranze, per i nostri artisti. Sarebbe un disastro. Cioè, la globalizzazione ce l'ha insegnato questo. Abbiamo perso il tessile, abbiamo perso le industrie. E oggi, appunto, girano leggende che sottilmente vogliono dire ma questa cosa costa troppo. Costa quello che in questo paese costa fare manifattura artistica. Costa così in questo paese. Quindi se qualcuno non è d'accordo, rivediamo le regole perché costi di meno. Ma noi l'abbiamo fatto rispettando ogni singola legge di questo Stato e sempre faremo così. Aggiungo una cosa. È chiaro che in generale c'è un problema di aumento dei costi del cinema italiano dovuto a mille fattori, ne abbiamo parlato tante volte. La verità è che ci sono dei film il cui aumento di costo non è tanto giustificato, no, da un punto di vista di impianto produttivo, ma da altri fattori che reali. Se un film vuoi fare un film importante, così ambizioso, con una dimensione produttiva e visiva come questo, costa di più. Ok, quindi come diceva Mario, o non lo facciamo in Italia oppure lo facciamo. Si rivolge a un mercato più ampio. Si rivolge a un mercato più ampio, qui c'è un grande produttore comunque internazionale che ha messo del suo, perché poi alla fine conta anche questo, no? Non dobbiamo solo vedere i lati negativi, vediamo anche i lati positivi di quando arrivano degli investimenti comunque dall'estero. Quindi io penso che se vogliamo fare dei film ambiziosi, costano, e questo è un film ambizioso, costa, ma non è che costa di più di quello che è il suo valore produttivo, questo è il punto vero, e soprattutto un film di questo tipo diventerà, secondo me, questo è un film che durerà 20 anni, che fra 20 anni diranno ammazza che bellissimo film che è stato fatto, e questo ha un valore anche questo. Allora, c'è un'altra domanda da parte di Silvia Paterra. È vero, no? Il lavoro sul casting e tutto il resto che è significativo, Saverio, prego. Sì, il lavoro sul casting, in realtà appunto l'idea era quella di trovare il più possibile dei volti autentici, sai, un casting soprattutto corale di questo tipo, io l'ho imparato con l'amica geniale, è come se fossero veramente tutti i colori che compongono un quadro, e allora la difficoltà è anche lì la questione il tempo, avere un tempo a disposizione per andare veramente a comporre una eterogeneità di volti che dà proprio, come dire, che restituisce l'immagine, secondo me, più autentica possibile di quell'epoca. Perciò lavorando anche sull'immaginario cinematografico, perché poi non eravamo lì, ma immaginiamo com'erano le persone. E l'idea di cui io sono molto fiero è proprio quella di unire, cosa che il cinema italiano, il grande cinema italiano aveva sempre fatto e che poi si è smesso di fare, attori meno conosciuti che devono avere ancora la loro possibilità, anche di una certa età per esempio, a delle, diciamo, ad attori più navigati, che hanno la fortuna di lavorare di più, come anche gli stranieri, ecco, perciò è quest'idea di accorciare le distanze e di mettere proprio due mondi a confronto. Insomma, sì, secondo me, insomma, tutto il mondo di Mimosa era un mondo che doveva appartenere, come dire, a qualcosa di più unico, specifico, che poi si affaccia in un mondo più accessibile, dove tutti quanti ci riconosciamo, tutti quanti fuori dall'Italia probabilmente si riconoscono di più, cioè gli americani, ma... il casting è una delle cose che mi appassiona di più a me, perché è proprio quello che in un certo senso dà la prima forma alla figura che il cinema vuole avere. Dunque, per me le facce sono parte del racconto, quanto le battute, quanto insomma, le facce, ecco, anche che sono tutte intorno. C'è stato un lavoro grazie alla mia squadra, che è straordinaria, di veramente provare a fare un lavoro eterogeneo, di dare a tutti il loro spazio, ecco. Fulvia, prego. Volevo chiedere a Saverio una cosa. Oltre, diciamo, appunto alla sensazione di perdita dell'innocenza, a quello che succede alla protagonista, eccetera, il film è attraversato anche da una grande, secondo me, almeno io l'ho avvertita, non so se è vero, di nostalgia comunque per quel cinema di cui appunto stiamo parlando, quel cinema in grande, quella Cinecittà.
che cosa di quel cinema, di quella fascinazione, ma anche proprio di quel modo di lavorare, di quelle maestranze, di quella, si è perso irrimediabilmente o invece è rimasto? Sei insaziabile, Fulvia, eh? Ci siamo parlati 30 volte oggi. Però no, scherzo. No, no, c'era scherzo. No, ti ringrazio per la domanda, anzi. Cosa è rimasto? Non è, guarda, è, cioè, non è nostalgico, sì, c'è nostalgia di, una, di uno scope grande. In questo senso sì, del film d'avventura, del combattimento, e poi io, però non è nostalgico. Io è chiaro che il passato ci provoca sempre un sentimento di nostalgia, perché noi probabilmente eravamo più giovani, eccetera. Però e io quello che ho trovato, per esempio, lavorando a Cinecittà, è che non è cambiato niente. Io vedevo le comparse, giravamo tepe, arrivavano questi uomini e donne in mutande, e mi sembravano delle facce, una volta tolte tutte i disegni del contemporaneo, mi sembrava proprio di rivedere queste persone che mettevano a modo la lambretta e se ne tornavano a casa come dopo nelle periferie che dovevano ancora essere costruite pasoliniane. Avevano le stesse facce, avevano le stesse voci, avevano le stesse mani, i dettagli del loro e poi tutti i costruttori di Cinecittà, che nonostante siano cambiati, si sono anche loro passati il lavoro, sai, che nelle varie generazioni, no? come proprio gli artigiani. E ho capito che in realtà non è cambiato molto, e che noi dobbiamo soltanto dare, come dire, la possibilità ai registi di esprimersi, e perciò di ricostruire, di cercare di vedere le cose con più grandezza. Ecco, perché tutti questi artigiani possono continuare a lavorare non solo per gli americani o per gli stranieri, ma anche per noi. Come anche le comparse, sì. È una professione a sé, dove bisogna essere molto bravi. Noi parliamo di comparse che sono state sotto il sole nella scena di Tepe per ore, e continuavano tutte le volte a mettere lo stesso entusiasmo, la stessa abnegazione ogni ciak. E questo ci dimostra che poi Cinecittà, in un certo senso, siamo noi. Ecco, quel posto senza di noi non sarebbe Cinecittà. Ecco.